com'è nata l'idea proprio di fare? Perché non è un tema su cui si trovano tanti libri, quello della paranoia. Allora, la paranoia io credo che sia, almeno dagli studi che ci sono, sia prevalentemente di competenza psichiatrica, ma anche gli studi sono prevalentemente di tipo psichiatrico. Vabbè, insomma, ne ha parlato anche il nostro Freud, eccetera, eccetera. Però la paranoia è ora diciamo una classe di problema, ma una difficoltà che l'uomo ha sempre avuto, perché la troviamo descritta nella filosofia, ma nella filosofia greca fino all'Ottocento, in cui è stata sistematizzata come entità clinica. E poi tutto il decorso del Novecento, dove insomma, è stata di pertinenza esclusivamente psichiatrica, ma ha avuto anche una risonanza in letteratura per tutte le guerre che ci sono state. Come ci siamo arrivati noi? Noi ci siamo arrivati adesso possiamo dire, per una paranoia subclinica. Creiamo una categoria tra virgolette, no? Allora, noi avevamo delle difficoltà che stavano sotto la classe di problemi relazionali, che noi strategici sappiamo decodificare perfettamente con gli strumenti che sono partiti da Palo Alto e poi sono arrivati ad essere dei protocolli di trattamento con Giorgio Nardone, eccetera, terapia strategica. Però in questi problemi relazionali c'era qualcosa che andava oltre, cioè che ci limitava sia l'efficacia che l'efficienza del trattamento. E parlo da quello più banale, c'era, ci sono, cioè ora li sappiamo riconoscere, ma prima c'erano certi disturbi da panico che non rispondevano al protocollo. Tu sai che nel nostro protocollo è una best practice del centro di terapia strategica al trattamento degli attacchi di panico, abbiamo un'elevatissima efficacia, ma c'era una parte piccola, residua, sotto il 10% resistente proprio al trattamento. C'erano certi problemi relazionali che in ambito professionale, che è il cosiddetto mobbing, no? Quindi persone che lamentavano questa continua allerta per la paura di essere in un qualche modo espulse. E anche lì con i nostri strumenti, insomma, facevamo una gestione ma non una soluzione. C'erano certe forme di depressione, e lì forse cominciava a essere un po' più chiaro, che erano depressione, pari depressione perché avevano tutte e due le caratteristiche della depressione, quindi un umore flesso. Ma avevano anche come tentata soluzione, perché qui entro un po' nello specifico, il nostro criterio parla per identificare le classi di problema, si lavora sulle tentate soluzioni, erano caratterizzate dalla rinuncia, quindi si sovrapponeva perfettamente come noi si decodificava la depressione, ma non rispondeva. Certe ruminazioni ossessive, che anche lì è quasi una best practice, anche quella la ruminazione ossessiva, ma che non si risolveva, cioè c'era un miglioramento della situazione dal punto di vista clinico, quindi rappresentava meno impedenza per la persona, ma non c'era un passaggio di qualità. Quello che il nostro maestro Paul Watzlawick ha definito il cambiamento 2, quindi un cambiamento proprio percettivo nel modo di interpretare il problema. E allora ci siamo messi a studiare meglio, il professor Nardone ci ha autorizzato, abbiamo fatto una riunione, ha detto proviamo a studiare questi casi, e con Tiziana Verbitz, che è una grande collega. Abbiamo preso tutti i nostri pazienti in carico e le cartelle cliniche che avevamo
E niente, il comune denominatore che faceva sì che queste classi di problema non evolvessero così come ci aspettavamo, perché erano classi di problema conosciute che trattavano, erano diciamo un'ideazione paranoica. E qui dobbiamo spiegare un po' meglio che cosa abbiamo descritto nel libro, perché la paranoia, sai che nel DSM-5 è proprio classificata come una psicosi con delirio, sì. Appunto. Infatti una mia domanda era proprio su questo che ho notato nel vostro libro, essere interessante, e spiega, cioè stai spiegando adesso, come mai avete deciso di rifarvi al DSM-4 e non al DSM-5 come riferimento? Perché lì c'era ancora un po' una distinzione nel DSM-4 tra fobia sociale e paranoia e delirio. Quindi c'era un po' una differenza che per noi è sostanziale dal punto di vista del trattamento, perché il fobico sociale si nasconde perché ha paura di mostrare i suoi limiti e le sue difficoltà e teme che gli altri se ne accortano, con i suoi difetti, insomma. Il paranoico invece si difende, ed ecco quello che abbiamo trovato, e che è trasversale anche a classi di problemi, appunto, che non non si evolvevano a soluzione, si difende da un nemico. Il paranoico identifica qualcosa, una persona, sono sempre gli altri, e sono sempre, noi l'abbiamo scritto nel libro con la A maiuscola, gli altri, perché c'è sempre un'attribuzione agli altri di potere, e quindi è di una qualità che è un potere malevolo. Quindi questi sono due poli importanti sul quale si gioca la paranoia del quotidiano, se la vogliamo semplificare. Quindi è un tipo di paranoia che fa parte del problema o del disturbo, ma è anche uno stile relazionale che può certe volte, nei momenti di difficoltà, sconfinare e farlo diventare un disturbo.